Un'approssimazione, definire un epistolario immaginario. Si tratta di un genere discretamente attestato nella storia delle nostre lettere e anche degli scritti filosofici, anche se non ha mai avuto una piena affermazione, non è mai diventato effettivamente maggioritario. Consiste di fatto in una serie di missive spedite a un destinatario che gioco forza non potrà mai riceverle. Vuoi perché troppo lontano nel passato, vuoi perché troppo distante nel futuro. Un esempio del primo tipo lo abbiamo, per esempio, con Petrarca, Francesco Petrarca, nel cui epistolario troviamo non di rado lettere spedite a Cicerone o Virgilio. Mentre un esempio del secondo tipo lo troviamo nell'epistolario di Giacomo Leopardi, che scrisse anche una lettera ad un giovane del XX secolo. Nel caso di Diego Fusaro, il destinatario è, come dice, come recita anche il titolo del libro, Epicuro, filosofo ellenistico, sulla cui importanza avremo tra poco modo di discorrere. Quando un autore si dedica ad un tipo di scrittura del genere, mira in genere ad un duplice obiettivo. In primo luogo, il suo intento è quello di realizzare una sorta di dialogo con se stesso, cioè di chiarire a se stesso punti in ombra del proprio tempo o anche della propria personalità. E a questo scopo sceglie un interlocutore immaginario al quale si sente particolarmente vicino, una sorta di maestro ideale da cui ritiene di aver ricevuto degli insegnamenti di particolare rilevanza. E questo evidentemente è il caso di Epicuro per Diego Fusaro. Poi, in seconda battuta, l'obiettivo che può spingere un autore a dedicarsi a un epistolario immaginario, specie quando questo epistolario mira alla pubblicazione, come nel caso di Caro Epicuro, ebbene, un secondo obiettivo, dicevo, può essere il desiderio di lanciare una sorta di messaggio in bottiglia, cioè di trasformare i lettori reali del libro negli Epicuro effettivi, che di fatto non potrà, al posto di quello che di fatto non potrà mai leggere il libro che gli viene indirizzato. In pratica, in soldoni, ciascuno di noi può essere l'Epicuro a cui Diego Fusaro rivolge le sue lettere. Con una operazione che a tutta prima può essere definita democratica e probabilmente merita di essere definita democratica, culturalmente democratica, a condizione che però che ci intendiamo sul senso della parola democrazia. Che il libro di Diego Fusaro non si rivolge a chiunque, ma si rivolge agli Epicuro del nostro tempo, cioè a tutti coloro che avranno forza, volontà, passione per misurarsi con i grandi temi della filosofia. Perché non è di questioni quotidiane che parlano queste lettere, ma è dei grandi temi della filosofia, della felicità, della passione, della metafisica, della volontà, del popolo, eccetera, eccetera. Adesso ne enucleeremo alcuni, gioco forza solo alcuni, si tratta di più di 80 lettere, quindi non potremo parlare di tutto il libro. Sviluppando i temi, come dire, già posti, insomma, diciamo, sviluppando le implicazioni di quanto fin qui detto, è possibile poi osservare almeno l'essenziale dei temi ricorrenti di questo libro. Perché un autore che decide di dialogare con se stesso lo fa perché evidentemente, come dire, percepisce delle zone in ombra. Ok? Momento pubblicità, Questo è il momento epoca pubblicità. della globalizzazione, consiglio D'accordo. per l'acquisto. Consigli per gli acquisti. Dicevamo, un autore che decide di dialogare con se stesso lo fa perché evidentemente percepisce che banalmente i conti non tornano, che ci sono delle zone in ombra da portare a chiarezza. E in effetti questo libro è nato in un momento in cui i conti non tornavano, sia, credo, a livello personale, sia, e su questo non ho dubbi, a livello storico. Parlo di conti che non tornano a livello personale perché questo è un libro dedicato alla figlia di Diego e diventare padre significa avere dei conti che non tornano. Non dico solo tanto a livello economico, mi auguro di no, ma a livello esistenziale, morale. Diventare padre significa cambiare completamente prospettiva sulla propria esistenza e quindi comporta un confronto con se stessi. E poi,
c'è uno scombussolamento storico di cui questo libro si fa in qualche misura portavoce, che è il Covid. Questo è un libro nato nei mesi del lockdown, scritto nei mesi del lockdown, che in qualche modo risente anche del trambusto storico in cui ci troviamo. È vero che è un libro dal tono meditativo, molto diverso dagli altri libri di Diego Fusaro, che invece spesso ha un atteggiamento aspramente polemico nei confronti del presente, ma questo tono meditativo non gli impedisce comunque di presentare una ricorrente presa di distanza critica dal tempo che ci troviamo a vivere. Un tempo che Fusaro, qui ma anche in altri libri, interpreta come costitutivamente, strutturalmente antifilosofico, estraneo alla riflessione critica e pervaso dal si dice di heideggeriana memoria o tutt'al più da uno scientismo e da un economicismo che peraltro niente hanno a che fare con lo spirito della scienza e dell'economia in senso autentico. Mi piace qui ricordare in particolar modo la lettera che Diego scrive a Epicuro sull'economia, in cui afferma che noi chiamiamo economia una disciplina che i greci avrebbero invece chiamato crematistica, vale a dire non la scienza che si occupa dello studio dei bisogni, del soddisfacimento dei bisogni, questa è l'economia per i greci, ma la crematistica, ovvero sia la scienza che si occupa della continua e illimitata accumulazione di beni. Noi chiamiamo economia quella che i greci avrebbero chiamato crematistica. Questo economicismo, che poi per chiamarlo col suo nome va definito economicismo capitalistico, genera, secondo Fusaro, una società individualista, e questo è l'altro tema ricorrente nel suo libro, la come dire, denuncia di una comunità assente, in virtù di quel comunitarismo che Diego Fusaro ha ripreso e rimodulato dal suo maestro Costanzo Preve. Denuncia di una comunità assente dovuta proprio alle logiche illogiche, come stesso Diego ama ripetere, del capitalismo, che crea una società di individui concorrenziali. Ricordiamo Margaret Thatcher, che ebbe a dire nei lontani anni Ottanta che non esiste la società ma esistono solo individui, e da docente posso dire che anche i programmi ministeriali, le linee guida europee fanno perno sul concetto di competitività, che poi tradotto in pratica significa che si può stare bene al mondo nonostante gli altri. Competitività, questo è. Ecco, contro questa deriva individualistica, qua e là, in quasi tutte le lettere della verità in grado Epicuro, torna questa esigenza di una comunità evaporata, di una comunità che però viene percepita come assente. Ma credo di aver detto abbastanza, e a questo punto cedo la parola a Diego, iniziando con una domanda semplice, cioè per quale motivo dialogare con se stessi, dialogando con Epicuro, lui che per anni ha studiato Marx, ha studiato Hegel e ha studiato Fichte? Grazie, grazie di questa splendida introduzione che davvero tocca alcuni dei punti essenziali del mio libro. Sono molto felice di essere qui e ringrazio tutti coloro i quali hanno contribuito a organizzare questa serata di discussione filosofica. Sono particolarmente felice anche perché finalmente conosco di persona un amico virtuale soltanto, che a differenza di Epicuro è qui tra noi in carne e ossa, per fortuna, e quindi faccio anche questa piccola parentesi amicale. Noi ci conoscemmo tramite filosofico.net nel 2000 essenzialmente, quest'anno filosofico.net ha celebrato anche i suoi primi 20 anni di esistenza, ma bando alla nostalgia entriamo subito. Erano tutti scuri. Esatto. Bando alla nostalgia entriamo in medias res. Perché Epicuro? Ma essenzialmente devo dire la verità che se potessi a livello ipotetico andare ad apprendere dai grandi filosofi dell'antichità, probabilmente sarei indeciso tra Platone e Aristotele, ma se dovessi rivolgermi a un amico probabilmente sceglierei invece Epicuro, perché Epicuro è il paradigma di una filosofia vissuta, di una filosofia più che dogmaticamente teorizzata in astratto, è il paradigma di una filosofia vissuta e vivente. Epicuro non è l'emblema di un filosofo cattedratico, è invece l'emblema di un essere umano che dialoga spesso anche a distanza con i suoi discepoli. Anche questo è uno dei motivi per cui ho scelto di rivolgermi a Epicuro. Dialoga a distanza con i suoi discepoli per fare filosofia in ogni momento, in ogni stagione della vita, in ogni contesto,
il luogo prescelto da Epicuro per filosofeggiare era il giardino, Kepos, il giardino, quindi un luogo raccolto, comunitario, anzi Epicuro potremmo dire è il teorico di una figura specifica della comunità, che è la comunità amicale, il gruppo di amici. Nell'epoca dell'ellenismo, che era essenzialmente l'epoca dello sbilanciamento verso il cosmopolitismo, la fuga verso le grandi conquiste che avevano spostato il baricentro della Grecia classica verso gli sconfinati spazi delle conquiste di Alessandro, Epicuro riscopre invece il fulcro di una microcomunità di amici con i quali filosofeggia, riportando al centro dell'attenzione filosofica le grandi questioni della vita quotidiana. Se con Platone, poi con Aristotele, la filosofia si era in qualche modo distanziata rispetto alla quotidianità dell'esistente, con Epicuro torna a riconfigurarsi un rapporto diretto tra filosofia e vita. Epicuro, dicevo, scrive epistole ai suoi amici, ai suoi discepoli, spesso chiarendo alcuni punti cardinali della sua dottrina. Abbiamo prima ascoltato uno splendido e altresì noto passaggio della lettera a Meneceo, nella quale si mettono in evidenza i punti cardinali dell'etica epicurea, dove si dice appunto che la edonè, il piacere, da intendersi in termini catastematici e non cinetici, per dirla in maniera tecnica, cioè il vero piacere non è il godimento smisurato dei crapuloni, ma è invece la capacità di trovare un giusto limite, un equilibrio, estinguendo la fame quando si ha fame, la sete quando si ha sete, quindi trovando un equilibrio basato sulla giusta misura, concetto cardinale per tutta la grecità classica, è ancora vivo in Epicuro nella forma di una dietetica dei desideri. Ecco, quindi ho scelto Epicuro essenzialmente per provare a sviluppare la filosofia in forma dialogata con un interlocutore ideale. Questo è un libro che non è propriamente consono con la struttura dei miei saggi usuali. Di solito i miei sono saggi più di tipo accademico, con lunghe note a piedi pagina, anche con riferimenti e citazioni. Questo invece è un libro per tutti, essenzialmente, non per tutti e per nessuno, come scriveva Nietzsche, ma per tutti, potenzialmente per ogni essere umano, perché ogni essere umano, questo è il presupposto con cui mi oriento, è potenzialmente filosofo, da che ogni essere umano si pone tutta una serie di questioni ineludibili legate al suo essere al mondo. E quindi ciascuno di noi, anche chi mai abbia letto un sol rigo di filosofia, ha una sua immediata ontologia primitiva, possiamo dire, ha una sua visione del mondo, si pone domande fondamentali che fanno parte del suo essere al mondo. Si trova in una situazione di interpretazione del mondo, volente oppure no, si pone domande sul senso dell'essere, sul dopo la morte, sulla ragione del dolore e così via. Quindi è un libro scritto in forma amicale. L'ho pensato in relazione, come si ricordava, alla nascita di mia figlia. È un tentativo ideale di spiegare con lettere brevi e semplici alcuni dei temi importanti della filosofia, ed è come dire rivolto a Epicuro, oltretutto perché Epicuro era colui il quale tematizzava il fatto che ciascuno può fare filosofia, non c'è una stagione della vita che sia in via esclusiva indicata alla filosofia. Può filosofeggiare il giovane come l'anziano, perché non è mai troppo presto o troppo tardi per essere felici, dice Epicuro, e quindi ogni età della nostra vita è buona per filosofare, non è mai né troppo presto né troppo tardi. Quindi ho scelto in estrema sintesi di comporre queste epistole indirizzate idealmente a Epicuro nel tentativo di interagire con lui, mostrando anche le contraddizioni dell'epoca in cui viviamo e facendole meglio apparire per contrasto rispetto agli insegnamenti di Epicuro e della sua epoca. Uno dei temi che emerge costantemente, si diceva poc'anzi, è quello della illimitatezza del nostro tempo, dell'individualismo dell'epoca della globalizzazione, l'illimitatezza della crematistica a cui prima ci si riferiva, e quindi Epicuro mi è parso l'interlocutore ideale.
proposito della filosofia spontanea di ciascuno di noi, il fatto che ognuno di noi ha una ontologia naturale, diciamo così, mi viene in mente che forse i più importanti ontologi della nostra vita sono i bambini, che sono quelli che più di tutti si chiedono cos'è. Noi spesso questa domanda ce l'abbiamo implicita, i bambini la rendono esplicita. E comunque, al di là di questa annotazione, in questo libro e anche in altri libri tu hai spesso rilevato che il nostro tempo è antifilosofico, costitutivamente antifilosofico. Ricordo già da Essere senza tempo, tu dicevi la filosofia, per dirla con Hegel, è pazienza del concetto, il nostro tempo ha sempre fretta, quindi non ha pazienza, quindi non è in grado di far filosofia. Ebbene, in un tempo del genere, che effettivamente poi dimostra la sua incompatibilità con la filosofia dal momento che la diffama ogni piezo spinto. Io sono laureato in lettere, stiamo là, veniamo diffamati un po' entrambi, insomma. Ecco, al cospetto di tutto questo, perché tu hai comunque coltivato quella che Costanzo Preve chiamava la passione durevole della filosofia e continui a proporla anche in una forma del genere, cioè rivolta anche a dei non addetti ai lavori, diciamo così, ritenendola quindi utile anche ai non addetti ai lavori. Dunque, il nostro tempo è un tempo strutturalmente antifilosofico che nulla fa per celare la propria idiosincrasia rispetto al concetto stesso di verità. Il postmodernismo è stato, da un certo punto di vista, il cominciamento di quello che solo oggi si sta sviluppando in senso pieno, cioè una sorta di attacco frontale all'idea stessa di verità e quindi alla filosofia come ricerca della verità. Il teorema postmoderno, che sulla scorta di un Michel Foucault riletto in chiave postmoderna, appunto, faceva valere, il teorema postmoderno, era quello che identificava la verità con la violenza. Chi dice verità sta già cercando di imporla ad altri, quindi il solo modo per poter far prosperare la democrazia, la tolleranza, i diritti è rinunziare all'idea di verità. Ora, questo teorema è fondamentalmente falso per ragioni che subito dirò, perché in assenza dell'idea di verità resta soltanto il nudo rapporto di forza che premia il più forte, che non permette una contestazione nemmeno dell'ordine dominante. L'idea, in fondo, è che la civiltà delle merci sia strutturalmente nichilistica e non abbia bisogno di alcuna riflessione veritativa che possa eventualmente condannarne la falsità. Ora, in estrema sintesi, nella mia interpretazione, la filosofia è il tentativo di comprendere, valutare e trasformare la totalità, dove per totalità bisogna intendere la totalità espressiva del proprio mondo storico. La filosofia in questo ha per oggetto non la certezza che è propria delle scienze, non la veridicità che è propria dei sentimenti, supponiamo ancora la franchezza che è tipica del discorso, diciamo, di tutti i giorni. La filosofia ha per oggetto la verità. Ecco, la filosofia non è dire che l'acqua bolle a 100 gradi, la verità non è, quella è la certezza, la verità non è dire ti amo alla propria fidanzata, la verità non è indicare la strada giusta al passante che ce la chiede. La verità implica invece un rapporto di tra soggetto e oggetto in forza del quale si aspira a conoscere la totalità, a valutarla e a trasformarla. Quindi ha a che vedere con la totalità, l'intero, ecco, das Ganze, diceva Hegel, l'intero. Ecco, il nostro tempo sembra aver rinunziato alla verità e non per caso, per un verso fa prevalere il discorso postmoderno del nichilismo relativistico per cui nulla è vero e tutto è relativo e quindi nulla può essere detto sulla falsità del mondo in cui ci troviamo. Ciò produce una forma di disincantamento rispetto alle grandi visioni del mondo e al tempo stesso di reincantamento, cioè di adesione supina alla logica del mondo così com'è. Per questo in un mio libro intitolato Il futuro è nostro dicevo
che in termini dialettici il momento del postmoderno si capovolge in quello del nuovo realismo, cioè il disincantamento si rovescia poi nell'accettazione disincantata della realtà dei fatti così come sono, senza possibilità se non di accertarli e di accettarli. Ecco perché il postmodernismo paradossalmente coesiste con il discorso ultrascientista del nostro tempo. La scienza è la grande forma di sapere che si pretende come l'unica legittima. Ora, intendiamoci, che la scienza sia legittima nel suo campo specifico è superfluo ribadirlo. Il problema è quando la scienza pretende di essere la sola forma di sapere valida e di più di poter pontificare sulla totalità dell'essente ridotto a quantità misurabile. Non è un caso se oggi, mentre stiamo parlando, tu giustamente citavi la figura degli ontologi, i bambini sono tutti ontologi, nel nostro tempo non c'è spazio per gli ontologi, c'è spazio al massimo per i virologi, per gli scienziati, per altre categorie. Ora, il discorso della scienza, ripeto, che è fondamentale nel suo ambito specifico, se avete un virus vi rivolgete al virologo, per intenderci, non al filosofo o a Epicuro. Ma pensare che un medico, uno scienziato o un virologo vi possa dare la verità dell'intero, secondo criteri appunto scientifici, è un'ingenuità nella migliore delle ipotesi o una falsità scientemente perseguita nella peggiore. In estrema sintesi, la scienza non conosce l'intero, ma sempre solo parti, è parziale la scienza, e soprattutto la scienza ha una sua vocazione adattiva, io la chiamo. La scienza accerta e accetta, non ha mai un momento contestativo dell'ordine costituito. La scienza accerta e accetta. L'adequatio rei et intellectus della scienza è sempre anche un adequatio di tipo politico, se vogliamo dir così. Sarà anche per questo forse che nella modernità si registrano esempi di martirio filosofico, da Giordano Bruno a Giulio Cesare Vanini, ma non si registrano episodi di martirio scientifico. Lo scienziato, anzi, quando entra in conflitto con l'ordine delle cose, ritratta anche, perché tanto la sua certezza resta lì a prescindere. Pensate al caso di Galilei, no? La differenza tra Giordano Bruno e Galilei. Ecco, la filosofia quindi ha come propria specificità la conoscenza, la valutazione e la trasformazione dell'intero. Per questo oggi tende a essere neutralizzata o apertamente per essere sostituita da un discorso postmoderno relativistico o per essere chiamata a riadattarsi ai moduli della scienza. Per questo oggi molto spesso nei dipartimenti di filosofia si trasforma la filosofia stessa in una semplice ancella della scienza. La filosofia analitica, la filosofia che semplicemente si adatta liberandosi di ogni stanza metafisica e olistica. Io invece nel libro ripropongo una concezione classica della filosofia, più precisamente una concezione che si basa su un impianto hegeliano che pone in correlazione tra loro l'idea di verità e l'idea di storicità, non nel senso storicistico per cui il vero è semplicemente ciò che accade, ma semplicemente, contrariamente a ciò che ho detto, nell'idea che il vero si determina in figure storiche fondamentali. Ecco, il vero necessita del suo sviluppo per concretizzarsi e quindi la filosofia è in qualche modo legata all'autocoscienza che il genere umano guadagna di sé nella sua storia, acquisendo coscienza di sé come soggetto, trasformando la realtà obiettiva perché diventi più consona al soggetto stesso. E in qualche modo questa, se dovessi di fronte a un eventuale Ponzio Pilato che mi chiedesse cos'è la verità, direi in estrema sintesi, e mi rendo conto una definizione è necessariamente incompleta, che la verità è il processo di autocoscienza del genere umano che si concepisce gradualmente come un unico soggetto e che si adopera per obiettivarsi nel mondo oggettivo in forme sempre più consone con sé. Questo è il processo, la filosofia come la verità come processo di sviluppo. E questo quindi è un libro che va contro tendenza già solo per questo, perché mette in discussione l'assolutismo della scienza, che quando pretende di parlare come se fosse l'unico sapere
tradisce il proprio compito e degenera in superstizione scientifica, uso questa bella formula di Karl Jaspers, ed è anche una critica rispetto al postmodernismo che io ho attraversato, essendomi formato a Torino, dove c'era il pensiero debole, e in qualche misura ho, come dire, ho attraversato il pensiero debole e sono tornato all'esigenza di un pensiero forte, metafisico e veritativo. Sì, ricordo molto bene quegli anni, quando tu eri allievo di Vattimo, Vattimo che, devo dire, negli ultimi anni ha iniziato a interessare molto il sottoscritto, e proprio su questo mi piacerebbe farti una domanda forse più tecnica, legata al, diciamo, predominio del postmodernismo, predominio che io comincio a percepire in crisi, forse è una mia percezione, non so, cioè, diciamo, da quando c'è stato il dibattito tra postmodernisti e new realists all'inizio degli anni dell'ultimo decennio, insomma, del 2011-2012, insomma, diciamo che la filosofia analitica, perché poi il nuovo realismo questo è, alla fine, una filosofia analitica, l'impianto realistico, tutto sommato, e l'impressione che abbiano spodestato, almeno a livello accademico, i postmoderni, che sono diventati ormai una esigua minoranza, anche leggendo un libro come Della realtà di Vattimo, l'impressione che se ne ricava è di un uomo che difende una tradizione, un uomo che combatte sulla trincea, insomma, diciamo così. E la mia sensazione, e su questo mi piacerebbe avere una tua opinione, è che un po' di relativismo oggi, in tempo di scientismo, scientismo dominante, scientismo e economicismo, che poi procedono di conserva, forse non farebbe male, per il fatto che, come dire, ci aiuterebbe a mettere in discussione, per esempio, alcune leggi, in particolar modo dell'economia, penso, che ci vengono presentate come se fossero dati naturali, quando in realtà sono costruzioni sociali. Non so tu come la pensi su questo. Sì, una delle epistole è proprio dedicata al tema del relativismo, quindi naturalmente un tema che mi sta molto, che mi sta molto a cuore. Come dire, il relativismo ha sicuramente un suo momento veritativo, a patto che non degeneri in relativismo assoluto, che pure sembrerebbe essere una contraddizione, proprio come anche lo scetticismo ha un suo momento veritativo, a patto che non degeneri in scetticismo assoluto. Cioè, se per relativismo noi intendiamo il rispetto della pluralità delle culture, delle tradizioni, delle lingue, naturalmente vi è qualcosa di vero in tutto questo, ma non occorre essere relativisti per riconoscerlo. Anzi, io credo che il relativismo, se portato alle sue estreme conseguenze, degeneri in una sorta di principio per cui tutto è indifferente e quindi non ha alcun senso contestare ciò che c'è. E questo è il paradosso del relativismo, di un mondo, il nostro, in cui tutto deve essere relativo alla forma merce, che invece è il fondamento del mondo, senza fondamenti, se vogliamo dir così. Per cui, dal mio punto di vista, la giustificazione e il rispetto delle pluralità si spiega meglio che in termini relativistici, in termini di una filosofia veritativa che riconosca l'unità del genere umano, la quale unità del genere umano si dà nella pluralità delle sue culture, delle sue lingue, delle sue tradizioni. È bensì vero che la razza umana è unitaria, ed è altresì vero che essa esiste nella pluralità delle sue determinazioni linguistiche, storiche, che sono, diceva Herder, il modo in cui Dio cammina nella storia, la pluralità delle lingue, delle culture, il modo in cui Dio attraversa la storia umana. Proprio come lo scetticismo, al quale il giovane Hegel dedicò un memorabile saggio, il rapporto sullo scetticismo, ma se noi per scetticismo intendiamo la messa in discussione, come tu dicevi, dei dogmatismi di cui si nutre un'epoca come la nostra, vi è evidentemente un elemento veritativo nello scetticismo, che è quello che riconosce anche Hegel. Lo scetticismo mette in movimento il processo della conoscenza perché scuote le certezze inerziali e quindi diventa un momento, un motore della riflessione filosofica. Se però lo scetticismo si assolutizza e diventa in qualche modo fine a se stesso, abbiamo per ciò stesso la fine della riflessione filosofica e abbiamo un dubitar di tutto
che già gli antichi scettici lo testimoniavano, mette in discussione la possibilità stessa di stabilire cosa sia un bene o cosa sia un male nella vita di tutti i giorni. Pirrone di Elide, non potendo stabilire cosa fosse il bene e cosa fosse il male, si lasciava investire dai carri nelle vie della sua città, dicendo appunto che era impossibilitato a determinare quale fosse il bene e quale fosse il male. Quindi certamente vi è un elemento veritativo sia nello scetticismo sia nel relativismo, ma a patto che non vengano assolutizzati e quindi che siano parti anch'esse di una filosofia veritativa. Ecco, questo è il punto fondamentale. Il postmodernismo è in qualche modo una riproposizione dello scetticismo e del relativismo in chiave storicistica. Vi fu un tempo in cui credemmo nelle grandi narrazioni, ora Dio è morto, dice il postmoderno, Dio è morto e quindi crolla la nostra fede nelle grandi narrazioni, dobbiamo disincantarci e in qualche modo concepire questo nichilismo come emancipativo. Nichilismo ed emancipazione era anche il titolo di un'opera di Vattimo di qualche tempo addietro. Ecco qual è la critica che io muovo al relativismo, allo scetticismo. Invece Dio è morto ci manda un filosofo che viene citato in Caro di Cura, che è Nietzsche, e tu lo citi a proposito del tema della memoria, perché Nietzsche ha scritto una bellissima considerazione inattuale, la seconda, sull'utilità e danno della storia per la vita, dove ci insegna sostanzialmente che della memoria si fa buon uso quando non se ne abusa, fondamentalmente. E questo tema, secondo me, si collega abbastanza radicalmente, profondamente col tema della comunità, perché fondamentalmente l'uomo come animale comunitario è un uomo capace di mettere a frutto la tradizione in cui già da sempre è giocato, la tradizione in cui già da sempre è nato, fondamentalmente. Ecco, quale può essere secondo te un buon uso della memoria e quindi della tradizione comunitaria e quale invece un uso dannoso? Sì, sia il termine memoria sia il termine comunità costituiscono l'oggetto di due epistole del libro. In sintesi, io credo che una comunità esista sempre in termini culturali, ovviamente. Io per comunità non intendo la comunità di razza o sangue, per carità, intendo la comunità intesa come una comunità di valori, di idee, di solidarietà, quindi una comunità aperta ad accogliere, aperta alla propria appunto accoglienza, ma all'interno di un paradigma di memoria, appunto, di cultura, di identificazione in tutta una serie di valori. Uno di questi è la memoria, una memoria condivisa. Non c'è comunità in assenza di una lingua condivisa, non c'è comunità in assenza di una memoria condivisa, una memoria che appunto è il modo in cui la comunità rammemora se stessa. Senza questa dimensione non vi può essere comunità. Naturalmente bisogna fare attenzione, credo, a due patologie opposte, ma che producono effetti ugualmente nocivi. Da un lato la mancanza di memoria, l'oblio, come appunto come tipico di una possibile patologia, e dall'altra quella che potremmo chiamare l'iperamnesia, una sorta di soffocamento della vita ad opera della memoria, ecco, che molto spesso caratterizza anche il nostro tempo e ci riporta forse a quella figura che Nietzsche chiamava della storia monumentale, no? Una sorta di culto agiografico del passato che alla fine finisce per degenerare in furia collezionistica, diceva Nietzsche, e per soffocare la vita. Noi abbiamo bisogno della memoria, potremmo tradurre il discorso di Nietzsche, in funzione della vita. E se una storia rammemorante finisse per soffocare la vita, paralizzandola, diverrebbe perciò stesso perniciosa e non a vantaggio della vita. Quindi mi pare un punto importante quello della memoria, anche in un'epoca come la nostra, in cui la memoria tende a essere molto spesso utilizzata in forme conflittuali, no? Forme di memoria settoriale che vengono utilizzate per dividere la comunità più che per unificarla. E credo che da questo punto di vista occorra intrattenere un giusto rapporto con la memoria. Naturalmente nella lettera sulla memoria insisto molto anche sulla
dottrina platonica della conoscenza, la conoscenza come rammemorare, come anamnesi, come viene teorizzata in molti dialoghi platonici, naturalmente in forma esemplare, naturalmente in più dialoghi, ma soprattutto nel dialogo Menone con lo schiavo, che riesce a dimostrare rammemorando il teorema di Pitagora. E quindi, certo, la memoria è importante, senza memoria non può esservi una comunità. A proposito dei danni dell'ipermnesia, mi viene in mente un personaggio di Borges, Funes il memorioso, che ricorda ogni istante della sua giornata precedente, ma per ricordare ogni istante della sua giornata precedente impiega ogni istante della sua giornata successiva, e quindi praticamente impiega la sua giornata a ricordare e non a viverla, fondamentalmente. Venendo al presente, invece, c'è un capitolo, una lettera di questo libro dedicata al tema della crisi, alla parola crisi, che effettivamente ha un significato diverso da quello che usiamo usualmente. Ce ne potresti parlare? Grazie. Sì, la parola crisi è una di quelle terribili parole che sono entrate prepotentemente nel lessico di tutti e di ciascuno, nel lessico pubblico, a tal punto che si è fatta ubiquitaria e molto spesso il suo significato si è scolorito, per così dire. Cosa vuol dire crisi? Il termine crisi deriva dal greco crino e quindi ha a che vedere con un giudicare, con un prendere posizione. È un termine che curiosamente nasce in ambito soprattutto medico, crisis, e torna anche oggi peraltro nel tema della crisi emergenziale in cui ci troviamo, si ricongiunge il nostro presente all'etimo originario della crisi. Crisis è essenzialmente il momento decisivo in cui il medico formula il giudizio sulla guarigione o non guarigione del paziente, sulla sua sopravvivenza o sulla sua non sopravvivenza. È il momento decisivo nel vero senso della parola, è il momento in cui si decide, si giudica e si decide. Questa è la formulazione originaria. Crisis significa anche poi scissione, in verità. Il tempo della crisi è anche il tempo della scissione. Crino vuol dire anche dividere, separare. Il paradosso di questo termine è che fuoriesce dai perimetri originari dell'ambito medico per diventare in ultimo l'immagine stessa di un periodo di mutamento, di un periodo emergenziale, potremmo dire, come ancora oggi lo intendiamo. Reinhard Koselleck, autore di un monumentale dizionario di storia dei concetti, dedica alla parola crisis un importante saggio e mostra proprio come sia nella modernità da ravvisarsi la risemantizzazione del concetto, quando cioè la parola crisi comincia a indicare grosso modo ciò che ancora noi oggi intendiamo, un momento di mutamento epocale, un momento di dolorosa e sofferta transizione, un momento di sofferenza, potremmo anche dire. Il paradosso del nostro tempo è che la crisi si è normalizzata, potremmo anzi dire il capitalismo di cui siamo abitatori, il mondo del fanatismo economico, il mondo dei mercati, possiamo variamente chiamarlo, vive nella crisi, trasforma la crisi in propria quotidiana normalità. Paradossalmente le crisi sono, ce l'ha insegnato anche il 1929, sono momenti in cui il capitalismo si rafforza e con cui si potenzia. Oggi vivere nella crisi significa vivere in una situazione emergenziale che ha anche all'interno del modo della produzione nel quale ci troviamo una sua valenza che con Foucault chiamerò governamentale. La crisi diventa molto spesso un metodo di governo per l'ordine contemporaneo, che si può variamente chiamare liberista, se per liberismo intendiamo un governo per i mercati e in funzione della razionalità dei mercati. L'ordine liberista utilizza la crisi come metodo di governo, in ragione del fatto che la crisi produce una razionalità politica tale per cui si neutralizza il senso dell'alternativa. Nella crisi si pone una soluzione emergenziale che deve essere sic et simpliciter accettata,
che se non venisse accettata vi sarebbe l'abisso. Cioè l'alternativa tra A e B nella crisi è sempre falsa, perché solo una delle due vie è percorribile, A, B invece è l'abisso. Quindi la crisi ha come soluzione sempre una necessità ineludibile, una strada già tracciata, che si presenta in astratto come una necessità sistemica delle cose stesse, ma che in realtà ha sempre una sua chiara impronta politica, risponde sempre a un chiaro intento del ceto dominante. Da questo punto di vista, governare mediante la crisi significa far passare per necessità sistemica la scelta politica, trasformare ciò che nella normalità sarebbe per ciò stesso, diciamo così, inaccettabile, lo si fa passare in qualcosa di necessariamente inevitabile. Ecco, questo è il punto fondamentale della crisi. Nella crisi sostanzialmente si pone in essere una razionalità di tipo emergenziale. Faccio un esempio fondamentale, credo, per capire quello che stiamo dicendo. Con la crisi si evita il momento della discussione, si impone una decisione, si presenta come necessità di una scelta politica e si pone in essere una finta alternativa tra A e B. Se ad esempio, vi faccio un esempio tratto dalla storia più recente, dopo gli attentati dell'11 settembre si decide di fare il Patriot Act, con cui si limitano fortemente le libertà e si limita la privacy dei cittadini, dicendo che c'è l'emergenza e bisogna quindi poter controllare meglio per poter stanare gli eventuali terroristi, è chiaro che questa viene presentata come una necessità emergenziale che non consente alternative, che risponde alla logica delle cose stesse, ma è chiaro che ha una sua chiarissima impronta politica, che viene presentata nascosta dietro un discorso apparentemente necessitato dalle cose stesse, non viene nemmeno discussa dai parlamenti perché chiede di essere approvata hic et nunc, e ancora si presenta come chiaramente un metodo di governo che restringe le libertà. Io credo personalmente, e così sconfino dalla metafisica classica al nostro presente, credo che molte delle cose che stiamo vivendo anche in questa fase, forse ora non ce ne riusciamo a fare una ragione, ma tra qualche anno verosimilmente lo comprenderemo, rientrano in questo metodo di governo della crisi. Metodo di governo della crisi che poi ha una specificità, tra l'altro. Le misure che subentrano nella crisi, che ci vengono presentate come necessitate dalla crisi, difficilmente spariscono quando la crisi è venuta meno. Vi faccio un solo esempio. Prima del 2001 si poteva volare arrivando direttamente in aeroporto senza sottoporsi a centinaia di controlli. Ora che l'emergenza terroristica sembra venuta meno, continuamente ancora dobbiamo sottoporci a quei controlli. Dopo il 2001 l'intrusività della rete si è resa molto più intensa, perché si diceva serve a tutelarci dai terroristi. I terroristi compreranno le loro armi anche tramite la rete, quindi lasceranno tracce per garantirci, dobbiamo controllare. Ecco, io credo che molto di quello che stiamo vivendo rientri in questo metodo governamentale. Se ad esempio, faccio un solo esempio, si pone la necessità posta in essere, ripeto, giustificata dalla ragione della crisi, dell'emergenza, la necessità del divieto di assembramento, no? Chiaramente sembra una giustificatissima necessità legata alle cose stesse, legata all'emergenza, che non consente alternative. Poi ci si interroga e forse si scopre che il divieto di assembramento ha una sua chiara vocazione politica. Non conosco regime novecentesco che non ricorresse a questa pratica, per dirne uno. Divieto di assembramento significa né più né meno che non c'è il diritto di assemblea, di fatto, che tra l'altro è costituzionalmente anche garantito. Naturalmente di questo questo mio discorso verrà puntualmente respinto dicendo che c'è la crisi, ma in questo modo sta appunto all'interno del paradigma di cui sto provando per sommi capi a tracciare la razionalità, no? Perché è chiaro che deve esserci
il paradigma della crisi per giustificare le misure che, ripeto, nella normalità non verrebbero accettate, no? Se vi avessero detto ancora l'estate 2019 non dovete assembrarvi, addirittura non dovete uscire di casa, forse qualcuno sarebbe anche insorto. Ora nella crisi evidentemente si accetta supinamente questo. Ecco, ho fatto questo esempio per chiarire come l'ordine delle cose oggi governi mediante la crisi. Sì, anche da questo punto di vista, prima di arrivare all'ultima domanda e poi cedere la parola a Valeria, da questo punto di vista mi viene da osservare, peraltro anche di fronte a crisi effettive, perché noi siamo tutti d'accordo sul fatto che il Covid esiste, ovviamente, e ci mancherebbe altro, anche di fronte a crisi effettive, il dispositivo, come dire, da te descritto, tende a diffamare chiunque muova obiezioni a decisioni politiche. Cioè, nel momento stesso in cui si muove un'obiezione a una decisione politica, si viene presentati come persone che negano l'esistenza stessa della crisi. Insomma, in altre parole, nel momento in cui si contesta Conte, si è negazionisti del Covid. Ecco, per dirla in altre parole. Comunque, per chiudere questo nostro dialogo, cedere poi la parola a Valeria, vorrei parlare di un argomento futuro. Perché il nostro futuro sembra essere legato alla parola tecnica. Qui fino a poco fa c'era Andrea Versano che alla tecnica ha dedicato un saggio, in particolar modo a Gunther Anders. Anders che è evocato nella tua lettera sulla tecnica quando parli della nostra antiquatezza, dell'antiquatezza dell'uomo. L'uomo è antiquato rispetto alla tecnica, noi stiamo sempre indietro rispetto ai nuovi dispositivi che vengono messi in atto. Noi non sappiamo come funziona un cellulare, paradossalmente un cellulare può sapere come funzioniamo noi, almeno stando alle recenti evoluzioni della tecnologia in questo senso. Ecco, secondo te l'antiquatezza dell'uomo è l'unica prospettiva che abbiamo di fronte o c'è qualcosa da fare? Sì, dunque, ovviamente sono d'accordo con quello che dicevi prima, anche, cioè che il virus c'è, proprio come c'erano gli attentati terroristici nel 2001, ovviamente. Quello che si contesta qui non è il fatto che esistessero gli attentati o che esista il virus, è la razionalità politica che si è costruita sugli attentati e poi ora sul virus, ovviamente, che è ben altra cosa. Per quel che riguarda la tecnica, ma io credo che la tecnica sia essenzialmente da intendersi come una concezione dell'essere, anzi come il momento culminante dell'oblio dell'essere, diremmo con Heidegger. È l'epoca del nichilismo compiuto, in cui dell'essere non è più niente e la totalità del reale è risolta in enti disponibili per il fare, per la volontà di potenza. Da questo punto di vista, tra capitalismo e tecnica si dà un rapporto, non dico sinonimico, ma per molti versi quasi. Il capitalismo è la tecnica e la tecnica è chiaramente a vocazione capitalistica. La tecnica e il capitalismo condividono la metafisica della volontà di potenza illimitatamente autopotenziantesi. Cioè, sia per la tecnica sia per il capitalismo, e potremmo dire che il capitalismo è la tecnica vista nel suo versante più economico e la tecnica è invece il capitalismo visto nella sua versione più propriamente produttiva, prassistica, generale. Ecco, potremmo dire che la comune matrice è la volontà di potenza che illimitatamente mira a potenziarsi e che non mira ad altro. Questo è il nichilismo, cioè un movimento di crescita infinita, di amor infiniti, che è in sé insensato, perché non ha altro obiettivo se non la crescita infinita. Ogni obiettivo è solo una tappa transeunte in vista di nuove e ulteriori conquiste. Questa è la metafisica della volontà di potenza, che ci pone tutti nella condizione del folle evocato da Platone nel Gorgia, che cerca di riempire di olio la giara forata sul fondo. No, è l'illimitatezza della volontà di potenza scatenata. Ora, la tecnica è, da questo punto di vista, come diceva Severino, la capacità infinita di produrre scopi. Quindi la sua è un'essenza metafisica, vorrei dire. Certo, la tecnica è il telefono cellulare che abbiamo sul tavolo, la telecamera che ci sta riprendendo, certo, ma queste sono determinazioni
pratiche della metafisica della volontà di potenza, che ha come presupposto ontologico l'essente ridotto a un fondo disponibile. L'essente è pensato come qualcosa di cui possiamo disporre illimitatamente in vista della metafisica della crescita infinita. Qualcuno potrebbe dire: la tecnica è allora una sorta di soggettivismo con cui noi pensiamo di disporre delle cose, ma in realtà la tecnica in qualche modo dispone anche di noi. Noi stessi siamo interni a questo paradigma e sempre più palesemente siamo non solo padroneggiati dalla tecnica. Il nostro è il tempo della robotizzazione, della digitalizzazione, dell'homo technicus, ma finiamo in qualche modo per trattarci gli uni con gli altri come enti disponibili, secondo la metafisica propria della tecnica. Per cui pensare che la tecnica sia un problema tecnico, scusate il bisticcio di parole, è un errore grossolano, come pensare di poter risolvere l'economia in termini puramente economici. Se ci muoviamo in questo ambito, diceva Heidegger, resta sempre quello che lui chiamava l'inaggirabile, cioè appunto il non comprendere che l'essenza della tecnica non è tecnica, l'essenza dell'economia non è economica. Ecco perché c'è bisogno, a maggior ragione, di pensiero meditante, diceva Heidegger. Finché noi rimarremo nei perimetri del pensiero calcolante, che è il pensiero proprio della tecnica e del capitale, che tutto riduce a quantità misurabile, quantificabile e scambiabile, secondo una svolta metafisica che possiamo far risalire addirittura a Galilei, il genio che scopre insieme occulta, diceva Husserl, no? Galileo scopre il metodo scientifico, ma occulta il mondo della vita, perché tutto riduce a quantità calcolabile e disponibile. In caratteri matematici. Certo, è il libro scritto in caratteri matematici. Cioè, già in Galileo c'è l'idea del mondo tecnico, anche se la tecnica, la scienza di Galileo è una scienza che pensa l'essente come disponibile per l'accertamento dello scienziato, ma dopo Galileo questo accertamento sempre più diventa un disporre di quell'ente, ecco, la disponibilità dell'ente per il soggetto. E quindi da questo punto di vista la tecnica è indubbiamente uno dei problemi fondamentali del nostro tempo, e ritengo che occorra un surplus di pensiero meditante rispetto al pensiero calcolante. Se noi permaniamo negli spazi del pensiero calcolante non ne usciremo, ed è per questo che Heidegger, in forma provocatoria, e forse occorre ribadirlo anche oggi, diceva che la scienza non pensa, perché la scienza calcola ed è abilissima nel calcolare, è fondamentale nel calcolo, ma non pensa perché non pone la domanda sulla totalità, sull'essere. Per questo c'è bisogno di non di annullare la scienza, ma di affiancare alla scienza, al sapere calcolante, un sapere meditante. Questo è il compito della filosofia. La filosofia non deve annullare il campo della scienza, deve rispettare il campo della scienza, ma al tempo stesso riconoscendo che diverso è sia l'oggetto sia il metodo della filosofia rispetto alla scienza. La scienza procede tramite l'intelletto astratto, dice Heidegger, cioè appunto la ragione calcolante, scompone la realtà e ne pensa le singole parti, accertandole e accettandole. La filosofia invece non ha per oggetto le parti indagate dall'intelletto, ma ha per oggetto la totalità pensata con la ragione dialettica e quindi colta nelle sue relazioni dinamiche. Per questo, e concludo, molto spesso si dice che la filosofia è astratta. In realtà la filosofia è massimamente concreta, non ha altro oggetto se non il concreto, cioè il concrescere delle parti, la totalità vista non come la notte in cui tutte le vacche sono nere, cioè come un'indistinta totalità senza parti, indifferenziata. No, la totalità come concrescere delle parti, come rapporto fra le parti in relazione dialettica fra loro, e quindi è massimamente concreta, proprio perché si occupa della totalità nella sua concretezza. La scienza invece è astratta, perché la scienza astrarre significa esattamente trarre da, letteralmente, isola, scompone parti della realtà e le studia come se non fossero in relazione dinamica con l'intero. È quello che fa l'economista, ad esempio, studia parti specifiche della realtà ma non le pone in relazione con la totalità dialettica.
Ecco perché nel nostro tempo, a maggior ragione, vi è più che mai bisogno di filosofia. Da un lato la filosofia è ineludibile perché fa parte dello spirito assoluto, potremmo dire. Quindi finché vi sarà l'umanità, vi saranno arte, religione e filosofia come momenti dello spirito assoluto. Ma poi vi è bisogno di filosofia più che mai oggi perché dobbiamo tornare a ragionare sulla totalità per comprenderla e per trasformarla. In fondo, diceva molto bene Hegel, che la filosofia non si occupa di altro se non del reale, inteso il reale non come ciò che c'è e che chiede di essere rispecchiato, modalità nuovo realismo, ma il reale inteso come processo dinamico. La realtà non è solo ciò che vi sta davanti, il libro o il telefono, nella loro morta presenza. La realtà è ciò che c'è più ciò che a partire da ciò che c'è potrebbe esserci. La realtà è il processo, ha in sé imbozzolate anche tutta una serie di possibilità che riguardano la nostra capacità di determinarle agendo. Quindi nella filosofia, la filosofia è la realtà è processo e sviluppo, è l'insistere del passato che preme sul presente che a sua volta tende a sprigionarsi verso il futuro. Quindi la filosofia non ha altro oggetto se non la realtà intesa in questo modo. E qui mi vedrete, ma poi finiamo stanotte. Poi finiamo stanotte, Valeria mi guarda male, mi verrebbe da dire, come dire, da parlare anche dell'essere come evento di Heidegger e di Vattimo, ma non c'è tempo, cedo la parola a Valeria e ringrazio Diego per questa bella serata. Grazie.